In Europa l'Artico si estende dalla Scandinavia centrale fino al Polo Nord. Ma 20.000 anni fa tutta l'Europa settentrionale era stretta nella morsa del freddo polare. C'erano poche forme di vita perché il ghiaccio ricopriva le terre emerse fino alle attuali Londra, Parigi, Varsavia. Remote, inaccessibili e ritenute senza valore per la civiltà, le regioni polari furono in gran parte ignorate sino alla fine del XIX secolo. Questo è un posto magico. Per 3 mesi l'anno è un luogo di totale oscurità, dove non sorge mai il sole. Durante la lunga notte artica, l'aurora boreale è l'unica luce che rischiara i neri cieli invernali. È l'effetto dei venti solari. Attratti magneticamente dai poli, al contatto con l'atmosfera, creano misteriose cortine di luce ondeggiante. È aprile nel nord della Scandinavia e la luce comincia a diffondersi in questa terra gelata e silenziosa. Il sole primaverile, con il suo tepore, allenta la morsa del ghiaccio. I grandi fiumi settentrionali, muti e immobili per mesi, si trasformano in rumorose rapide cariche di blocchi di ghiaccio che portano via l'inverno verso il mare. Le oche dalla faccia bianca giungono a migliaia per nutrirsi della vegetazione appena liberata dalla neve. Dai luoghi di svernamento in Scozia e Inghilterra hanno viaggiato ininterrottamente per oltre 1500 chilometri e ora hanno bisogno di riposarsi e rifocillarsi. Le oche dalla faccia bianca si riproducono in isole remote molto al di sopra del circolo polare artico. E questa per loro è solo una sosta momentanea. I fiori si svegliano sotto i raggi del sole primaverile. I grandi spazi aperti in prossimità del mare sono per le oche il luogo ideale per cercare cibo. Dopo alcune settimane, recuperate le forze, gli uccelli riprendono la traversata, l'ultima tappa fino ai terreni di cova. Oltre questa latitudine, il freddo intenso impedisce agli alberi di crescere e la vegetazione diffusa è una tundra coperta di arbusti. Sul mare del nord ha portato le oche al loro luogo di sosta. Ora sono pronte ad oltrepassare il mare di Barents per dirigersi verso un gruppo di isole protese fuori dal mare ghiacciato, le isole Svalbard, le terre più settentrionali d'Europa. Pochi luoghi al mondo sono così spogli, freddi e ostili come l'Artico in inverno. Eppure molti esseri viventi si sono adattati a queste condizioni estreme. I primi uccelli migratori giunti dall'interno dell'Europa sono gli zigoli delle nevi. A metà aprile le tempeste sono ancora comuni, ma gli uccelli si seppelliscono nella neve finché non passa la bufera.
Un animale che non può migrare è la renna. Durante l'inverno le piante di cui si cibano sono sepolte dal ghiaccio e le renne sopravvivono mangiando i licheni che ricoprono le rocce. I fulmari artici sono i primi uccelli ad accoppiarsi e riprodursi. Devono far presto per avere il tempo di covare le uova e crescere i loro piccoli prima della fine della corta estate. I fulmari artici trascorrono tutto l'anno sul mare e si trasferiscono sulla terraferma solo per nidificare. Nelle Svalbard si possono osservare le colonie di gazze marine minori più numerose del mondo, con oltre 1 milione di coppie intente a nidificare. Le gazze marine minori si nutrono unicamente in mare. Grandi banchi di gamberetti sono il loro cibo esclusivo. Svernano ai margini del ghiaccio nel mare di Barents e raggiungono presto le isole per accoppiarsi e rivendicare i punti migliori per alloggiare il nido tra i grandi massi tondeggianti. Le montagne delle Svalbard raggiungono i 1700 metri d'altezza. Sono permanentemente ricoperte dal ghiaccio e dalla neve e profondamente tagliate dall'azione dei ghiacciai. L'arrivo delle oche dalla faccia bianca sulle isole annuncia l'estate imminente. Gli uccelli scelgono le piccole radure dove l'erba ha già iniziato a crescere. Dopo essersi rifocillati per circa una settimana, si spostano vicino al mare per nidificare e allevare, anno dopo anno, le loro generazioni di pulcini. Anche se le oche formano coppie stabili, i maschi devono proteggere le proprie compagne dagli esemplari più giovani, che cercano una femmina per la prima volta. Il cibo è scarso e le oche non sono gli unici animali in cerca di erba nuova. Anche le renne, dopo un inverno trascorso a brucare lichene secco e poco appetibile, sono alla ricerca di un pasto migliore. I loro zoccoli affilati, progettati per camminare sul ghiaccio, si rivelano arnesi efficienti per trovare erba fresca. Come le renne, anche le volpi polari non possono lasciare le isole d'inverno e nel corso della breve estate non riescono neppure ad accumulare grasso sufficiente da poter andare in letargo. I cuccioli nascono durante l'inverno in una tana sotterranea e il caldo sole primaverile li invita a giocare all'aperto. La madre, che sta perdendo la folta pelliccia bianca invernale, mette in allarme una coppia di oche appena arrivata. Un maschio di orso polare torna sui resti di una vittima abbattuta in precedenza. Un vantaggio di chi vive in un freezer è che il cibo si conserva a lungo. Il beluga, o balena bianca, probabilmente il più bello tra i cetacei, è una specie artica che trascorre tutta la vita in queste acque gelide. Privi della pinna dorsale per non rimanere intrappolati nel ghiaccio, i beluga si muovono come fantasmi alla ricerca del cibo che si raduna ai margini delle zattere ghiacciate.
I loro suggestivi richiami spinsero i primi marinai a soprannominarli canarini di mare. I mari dell'Artico sono tra i più produttivi del mondo. Una profusione di creature popola queste acque. Trasportate alla deriva dalle correnti, attirano foche, balene e un'incredibile moltitudine di uccelli marini. Urie e gazze marine hanno imparato a tuffarsi e volare sott'acqua per procurarsi il cibo. D'estate gli scogli torreggianti delle Svalbard diventano come un affollato e rumoroso quartiere popolare. Tutte le sporgenze e tutte le fessure sono occupate da migliaia e migliaia di uccelli marini. C'è un costante andirivieni di uccelli che partono e rientrano dalla pesca. Per le poche specie, circa una ventina, che possono riprodursi in questo luogo ostile, è un vero e proprio paradiso. Nel cuore sovraffollato della colonia, le urie di Brunnich vivono una a fianco dell'altra sulle strette sporgenze di roccia. I gabbiani glauchi nidificano sulle cime delle scogliere spazzate dal vento. Le gazze marine minori, invece, hanno deposto le loro uova in profonde cavità alla base della scogliera. I gabbiani sorvolano le rocce in cerca di cibo. Si nutrono di piccoli uccelli, di carcasse o rubano le prede altrui. Se un gabbiano si avvicina troppo, scatta l'allarme e gli uccelli della colonia, come fossero uno solo, si alzano in volo. In quello che deve essere uno degli spettacoli più affascinanti della natura, le gazze marine volano in cerchio, uno stormo che cerca salvezza nel numero. Il loro è un volo faticoso, perché per sostenere e spingere il corpo tozzo in aria devono battere incessantemente le loro piccole ali. Ma un gabbiano può afferrare una gazza marina in volo o catturarla non appena emerge dal suo riparo. Passato il pericolo, le gazze marine minori tornano a sorvegliare il loro nido. L'estate porta alle Svalbard un'altra creatura, il più grande esemplare della famiglia delle foche nell'emisfero settentrionale, il tricheco. Un gruppo di femmine con i piccoli raggiunge una spiaggia tranquilla per riposarsi. La sterna artica effettua la più lunga migrazione tra tutti gli uccelli, circa 30.000 chilometri. Si riproduce qui, nell'Artico, poi vola fino al polo opposto del pianeta per svernare in Antartide e rientrare la primavera successiva. Le renne delle Svalbard sono più piccole e più tozze di quelle scandinave. Hanno caratteristiche simili al caribù del Nord America e ciò fa supporre che abbiano attraversato la calotta polare per giungere in queste isole. Anche se nelle Svalbard una renna non ha predatori, può sempre subire gli attacchi dello stercorario maggiore. Un pulcino di stercorario non rappresenta un pericolo, ma se una renna si avvicina troppo, deve fare i conti con i suoi feroci genitori.
Inizialmente gli stercorari adulti si limitano a strappare erba e muschio in segno di minaccia. Se ciò non dovesse bastare, gli uccelli scelgono un punto di osservazione più alto dal quale lanciare un attacco agli ignari intrusi. Aviatori eccezionali, gli stercorari maggiori assaltano ripetutamente le renne. Ma le renne non sono gli unici animali in pericolo. Anche le volpi polari hanno imparato a trattare con rispetto il territorio dello stercorario. La metà di agosto corrisponde al culmine dell'estate artica. Le temperature diurne e notturne possono raggiungere anche i 7-8 gradi sopra lo zero. Nei fiordi il ghiaccio è quasi scomparso. Sulle rocce sono spuntati minuscoli fiori. Hanno il gambo corto per proteggersi dal vento praticamente costante. Al caldo, un orso polare ha bisogno di limitare al minimo gli sforzi. I gabbiani tridattili lavano e puliscono le penne in uno stagno d'acqua dolce alimentato dallo scioglimento della neve. Vivere su scogliere sporche e affollate rende necessarie queste quotidiane sedute di pulizia per mantenere il piumaggio in buone condizioni. Per uccelli che non fanno mai il bagno in mare e che hanno bisogno di acqua dolce da bere, stagni come questo sono di grande utilità. Ad agosto i pulcini dei gabbiani tridatteri sono già grandi, ma devono aspettare che le ali si siano sviluppate completamente prima di lasciare il nido. I pulcini dell'uria, invece, si allontanano dalle sporgenze della roccia prima di aver imparato a volare. Una vera prodezza, visto che il mare può essere a più di un chilometro di distanza e molto più in basso. In una notte luminosa, i primi pulcini di uria, accompagnati da qualche adulto, si lanciano dagli scogli e planano verso il mare. I predatori si radunano per un possibile banchetto. Nelle notti successive scenderanno, uno dopo l'altro, tutti gli uccelli della colonia. I cuccioli di volpe vorrebbero giocare, ma la madre è a caccia di facili bocconi. Dall'acqua le urie adulte emettono richiami per far avvicinare i pulcini arenati. Qualcun altro si è accorto del pulcino in difficoltà e nonostante il piccolo uccello si precipiti verso il mare, questa volpe è più veloce e lo cattura. La preda viene portata alla tana e messa da parte per sfamare la famiglia nel corso dell'inverno.
Per le giovani urie, anche i gabbiani glauchi sono un pericolo. I gabbiani possono ghermire un pulcino in acqua o volare al suo inseguimento e afferrarlo a mezz'aria. Le urie si radunano sempre più numerose e cominciano a nuotare verso il mare aperto in cerca di cibo. Mentre ai pulcini crescono le prime penne adatte a volare, gli adulti fanno la muta. E così per alcune settimane nessun uccello può volare. A metà settembre le isole cominciano a trasformarsi. È autunno. Le piante hanno prodotto i loro semi, sulle scogliere degli uccelli, ora disabitate, è tornata la calma. Il sole è sempre più basso all'orizzonte. Nell'Artico l'inverno non è mai lontano. Con le prime nevi, la temperatura si abbassa sensibilmente e la maggior parte delle creature giunte qui durante l'estate si ritira verso sud. Per qualcuno iniziano tempi duri. Renne, volpi e orsi polari non possono abbandonare le isole. Dovranno affrontare le difficoltà che riserva loro il clima più ostile del pianeta e attendere la prossima estate artica.